Grazie Presidente. Premesso che la società Ericsson Telecomunicazioni SPA è un'azienda multinazionale con capitale svedese, leader mondiale nella fornitura di tecnologie e servizi per gli operatori di telecomunicazioni e nelle tecnologie mobili 2G, 3G e 4G, che fornisce servizi a reti per oltre 2 miliardi di abbonati e occupa una posizione di primo piano nei managed services. Il portafoglio Ericsson comprende infatti infrastrutture di rete fisse e mobili, servizi di telecomunicazioni, software, soluzioni multimedia e a banda larga per operatori, aziende e media company. Dato che Ericsson ha una sede presso l'area Erzelli di Genova, dove attualmente lavorano circa 660 dipendenti a tempo indeterminato, tutti inquadrati nel contratto delle telecomunicazioni, visto che da quando Ericsson ha acquisito Marconi, gli occupati sono passati da oltre 1200 unità alle 550 attuali. Preso atto che lo scorso marzo la multinazionale ha annunciato la messa in atto del licenziamento collettivo per riduzione del personale, ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, numero 223, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, per 315 dipendenti in tutta Italia, dei quali 61 solo nella sede genovese. Posto che detta operazione viene giustificata dall'esigenza di adottare un nuovo modello organizzativo più efficiente al fine di contrastare la contrazione del mercato italiano causato da uno scenario competitivo del settore delle telecomunicazioni, che vedono i soliti concetti di economia debole, mancanza di investimenti, scenari piatti di business, consolidamento degli operatori di telecomunicazioni, con il calo della redditività dei servizi offerti dall'azienda. Considerato che in data 18 settembre 2017 si è svolto nella sede della Regione Liguria l'incontro tra l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla vertenza Ericsson, a seguito delle ulteriori 67 lettere di licenziamento inviate dall'azienda il venerdì precedente su scala nazionale, di cui 4 a Genova. Venuti a sapere inoltre che in questi giorni il governo ha finalmente sbloccato i 13 milioni di euro di residui della cassa integrazione per la Liguria e che l'assessore ha dichiarato che pertanto sarà finalmente possibile predisporre, cito, i bandi dedicati alla formazione e all'autoimprenditoria che riguardano le aree di crisi non complessa, quindi anche la zona degli Erzelli dove ha sede Ericsson, fine della citazione. È saputo che l'assessore ha dichiarato di essersi fatto promotore della convocazione, cito, in tempi brevi del tavolo con le istituzioni locali alla presenza del presidente Toti, quindi del Comune di Genova e Confindustria, che era previsto per il 28 settembre 2017. Questa interrogazione chiaramente è stata depositata prima e che contestualmente solleciterà il Ministero allo Sviluppo Economico perché convochi un tavolo nazionale con l'azienda, auspicando che si possa svolgere entro ottobre. A tal fine interroghiamo il Presidente della Giunta e l'assessore competente per conoscere quali soluzioni sono state trovate, con particolare riferimento ai lavoratori licenziati, a fronte del tavolo del 28 settembre 2017 con Comune e Confindustria, e quali azioni e con quali tempistiche intendono intraprendere nel breve e lungo periodo per fronteggiare questa grave emergenza occupazionale. Ma, la grave situazione occupazionale che non è solo dei lavoratori di Ericsson, ma che coinvolge a Genova e in tutta la Liguria decine di migliaia di persone, e nessuna di loro può avere un canale preferenziale nella ricerca di nuova occupazione. È chiaro che il caso di Ericsson è emblematico per tutto quello che abbiamo già detto in questo Consiglio, nelle riunioni dei capigruppo e anche nelle riunioni ministeriali a cui Regione Liguria ha sempre partecipato, e cioè del fatto che in Italia è permesso alle multinazionali di decidere senza alcun vincolo cosa fare in dei lavoratori impiegati. Abbiamo già convenuto che sia necessaria una riforma
di legge nazionale per impedire alle multinazionali di usare l'Italia come terra di conquista e di avvicinarsi di più al modello tedesco, dove quantomeno un controllo sugli investimenti che il governo concede, sui fondi che il governo concede alle multinazionali e poi sul ritorno che devono avere sul territorio, soprattutto in termini di occupazione, è molto, così, molto più pregnante, molto più puntuale e precisa. Resta il fatto che, ripeto, noi ci siamo impegnati con il Comune di Genova, con Confindustria e con i sindacati a attivare questo tavolo che, come ha ben ricordato, si è svolto per un'ulteriore seduta il 28 di settembre, se ci è dati già appuntamento prima del 15 di novembre, per il 15 di ottobre mi sembra, non so perché l'ha stabilito il Presidente. Non mi ricordo se ottobre o novembre, non ce l'ho la data qua precisa, per relazionare ulteriormente, soprattutto da parte di Confindustria, quali sono le eventuali opportunità che i lavoratori molto formati e dipendo in un campo anche che interessa di molto l'andamento della nostra nazione, come quello delle telecomunicazioni, possono avere per un'eventuale ricollocazione. Abbiamo precisato a questo tavolo appunto che è un tavolo di supporto e non certo di ricerca di posti di lavoro, in quanto questo non compete a questo tavolo ma compete al centro per l'impiego, ma naturalmente per fare il punto e preservare la ricchezza di tutti questi lavoratori che nel tempo sono stati, come dire, in parte ultimamente licenziati e prima comunque, diciamo così, convinti a dimettersi dall'azienda. Naturalmente contemporaneamente a questo abbiamo richiesto al Ministero la convocazione di un ulteriore tavolo per comprendere quali siano le intenzioni della multinazionale Ericsson per l'Italia e per quanto ci concerne noi per Genova, per la Liguria e per Genova. Come ben sanno anche i lavoratori, è difficile interloquire, se non impossibile interloquire, con i vertici aziendali che hanno in mano il piano industriale, ma naturalmente non ha la regione potere di coercizione, ma ha solo il potere di richiedere, ma anche al tavolo, anche ai vari tavoli ministeriali non si è mai capito con puntualità che cosa Ericsson voglia fare in futuro in Italia e a Genova. Naturalmente questo non è una scusa per non occuparsi più della vicenda e per non dedicare tempo e attenzione, anche perché al netto naturalmente dei lavoratori che sono stati, ripeto, dimissionati, passate il termine, o licenziati ultimamente, è interesse di Regione Liguria comprendere e sperare ulteriormente che non questo trend negativo di occupati a Ericsson Genova abbia un termine. Naturalmente non è che possiamo pensare in termini positivi, almeno il silenzio dell'azienda non ci fa ben sperare, ma naturalmente quello che noi riteniamo di poter fare in questo senso lo mettiamo in atto, in primis il Presidente appunto con la richiesta al Ministero di un tavolo dove si auspica la presenza dei vertici di Ericsson, e qua a livello locale con questo tavolo che è stato istituito proprio per supportare i dipendenti licenziati di Ericsson, ripeto, con il Comune di Genova, con le associazioni sindacali e con Confindustria. Questo è quello che attualmente stiamo facendo. Allora, io credo di condividere un punto di quanto ha adesso esposto l'assessore Berrino. Sicuramente il nostro governo nazionale si è comportato in maniera indegna, perché appunto sta permettendo a queste multinazionali di usare i nostri concittadini a loro piacimento, senza porre nessun freno a quelle che sono le logiche del profitto, che chiaramente non appartengono e contrastano invece con quelle che dovrebbero essere le logiche di una pubblica amministrazione sana e funzionante. Non avevano voluto
prevedere delle clausole sociali nel momento in cui Ericsson è entrata sul nostro territorio, e hanno permesso che quando Ericsson già annunciava e metteva in atto i licenziamenti, Ericsson partecipasse al bando del governo italiano per accedere alla banda ultra larga, quindi che parliamo di un contratto miliardario, e anzi il ministro andava alle cene di gala organizzate dalla Ericsson, mentre i lavoratori italiani venivano licenziati perché Ericsson aveva deciso di assumerne altri in Spagna. Allora, siamo perfettamente consapevoli e d'accordo che la situazione è inaccettabile, che le responsabilità vanno trovate, ci sono e sono a livello governativo. Però, assessore, lei ha fatto anche un discorso che non può essere a sua volta accettato in questa SISE. Lei ha parlato, ha introdotto il suo discorso dicendo che i lavoratori sono tutti sullo stesso piano, che non si può fare preferenze per dei lavoratori e per degli altri. Ma certo, assessore, ma con chi crede di stare parlando? Scusi, siamo qui tutti quanti per cercare di fare qualcosa per i nostri concittadini che stanno perdendo il lavoro sotto i nostri occhi. Ma nel caso di Ericsson, io voglio ricordarle che la giunta Toti ha preso un impegno durante un incontro con le organizzazioni sindacali, ha preso un impegno che è stato pronunciato dal suo collega, l'assessore Rixi, l'assessore allo sviluppo, che purtroppo vedo che è assente, forse l'aiuterebbe a ricordare che avete preso l'impegno di trovare un ricollocamento per i lavoratori che sono stati licenziati su suolo ligure. Questo è l'impegno che avete preso, le parole dell'assessore Rixi che sono state pronunciate in mia presenza, in presenza di tutte le organizzazioni sindacali. Questo è l'impegno che ha preso la Regione Liguria con i lavoratori che sono stati licenziati sul nostro territorio. Quindi trovo veramente sconcertante che la sola risposta concreta che ha saputo dare è che ci sarà un prossimo appuntamento a questo tavolo nazionale di cui lei non ricorda neanche bene la data, cioè viene qui a rispondere alla nostra interrogazione sul caso Ericsson e non sa dirci se l'appuntamento sarà entro il 15 ottobre o entro il 15 novembre. Scusi, ma questo è un dato fondamentale, visto che i licenziamenti stanno avanzando, stanno procedendo. Noi abbiamo bisogno che ci sia supporto, bene, novembre, abbiamo bisogno che ci sia supporto da parte del governo regionale e abbiamo bisogno che il governo regionale adempia ai suoi compiti e a quelli che sono gli impegni presi con i lavoratori, con i cittadini quando sono venuti qui ad essere auditi insieme alle organizzazioni sindacali. Quindi onestamente, francamente ci aspettiamo che dia, concludo Presidente, ha ragione, che dia una risposta utile a questa causa nel più breve tempo possibile. 15 novembre è già tardi, cioè la Regione Liguria, gli assessori Toti e Berrino, così come gli assessori Rixi e Berrino, chiaramente il Presidente Toti, così come si sono impegnati a trovare una soluzione, a ricercare una soluzione, devono, avevate detto che li avreste aiutati al ricollocamento e non avete ancora una risposta e oltretutto avevate anche detto entro settembre e qui stiamo slittando già a novembre. Vabbè, l'assessore non ha presente neanche il regolamento del Consiglio. Sì, ma c'è un'autorità preposta ed è lì che siede di sopra del suo seggio che mi deve richiamare, mi sta richiamando. Concludo l'intervento. Siamo molto delusi, assessore. Siamo davvero molto delusi e credo che i lavoratori Ericsson siano ancora più delusi di noi. E li sentirà, penso, presto. Salve.